Il 75° mandorlo in fiore ad Agrigento. Al mattino di oggi, nella Valle dei Templi, la passeggiata della pace e della fraternità dei bambini del mondo. La passeggiata della pace e della solidarietà è uno dei momenti più significativi e suggestivi del Festival dei Bambini del Mondo, che ormai si avvia anch'esso alla conclusione. E oggi questa sfilata, nel pomeriggio ci sarà un altro momento importante che suggella la pace e l'amicizia tra tutti questi bambini che provengono da tutto il mondo, ovvero la preghiera per la pace nel mondo. È un altro momento importante e significativo. Il mandorlo ormai si avvia alla conclusione, domani la grande parata e lo spettacolo conclusivo al Tempio della Concordia. Davvero un grande successo sia per la tanta gente che è venuta a vedere le sfilate e gli spettacoli. Come vedete oggi la Via Sacra è piena di genitori, di scuole della provincia, siamo davvero felici e soprattutto sono felici i bambini del mondo, i bambini che sono venuti internazionali, che sono qui ad Agrigento, che sono davvero contenti di poter esprimere le loro tradizioni, il loro folklore sotto le ali della gente. Davvero un grande successo per il 20° del Festival dei Bambini del Mondo e speriamo già di pensare al futuro e di prepararci per il 21esima edizione. Sono nate le amicizie e ancora ci saranno, perché domani nel pomeriggio, mentre i grandi saranno sotto il Tempio della Concordia ad esibirsi, i bambini andranno a fare dei gemellaggi con i gruppi locali e quindi ancora un momento di condivisione delle tradizioni, dei giochi, ma anche dei dolciumi siciliani in maniera da poter condividere tutto. Sono rimasti colpiti naturalmente dalla bellissima Valle dei Templi, dalle bellezze anche agrigentine e dal calore della gente che li applaudiva ieri durante la fiaccolata e durante le sfilate e durante gli spettacoli.